Aspettiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Si piede sulla palla, Smith, batte il tiro, non indossa più il cappotto di cammello portafortuna, non fuma più due pacchetti di sigarette al giorno, ma non ha perso il buon umore, il sorriso e la voglia di raccontarsi. Bruno Pesaola per i suoi tifosi è semplicemente il petisso. Petisso vuol dire piccolo. Piccolo, agile, scattante, ma anche inafferrabile, dispettoso, scugnizzo. Il petisso è un soprannome che gli è sempre calzato a pennello. Non lo so chi me l'abbia messo questo soprannome, ma mi sta bene, mi piace. Pesaola è un argentino che ha dentro di sé un forte senso della napoletanità. E lui si è sempre definito un napoletano nato casualmente a Buenos Aires. Nato ad Avellaneda, una provincia di Buenos Aires, nel 1925, Pesaola è figlio di una famiglia di italiani emigrati in Argentina. Si tratta di quella generazione di immigrati che nel Novecento ha contribuito a rendere Buenos Aires una grande metropoli. Napoli era un po' come Buenos Aires. Ma era un amore che già c'era precedentemente, perché io ero figlio di italiani e di conseguenza mi sono trovato benissimo. Pesaola è stato una bandiera del Napoli, come giocatore e come allenatore. Oggi ricorda con il sorriso sulle labbra le sue imprese da protagonista del calcio. I napoletani lo hanno amato subito. E lui li ha ricambiati, rimanendo a vivere nella città alla quale ha legato indissolubilmente il suo destino umano e professionale. Un cuore azzurro come pochi, insomma. Col Napoli ha vinto, ha sofferto, ha pianto, è stato contestato. Perché si è sempre immedesimato nei momenti difficili del Napoli, ma ha saputo vivere con il sorriso e con la serenità anche i momenti migliori. Ancora adesso, quando cammina per la strada, lo fermano per salutarlo con rispetto e affetto. Nel 2009 il Comune di Napoli gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria. Fa parte della storia di questa città, del costume di questa città, perché non esiste un argentino più napoletano di Pesaola, forse più di Maradona e più di tanti argentini che sono venuti ad abitare e a vivere qui. Tutti i primati battuti nella campagna acquisti del 52. Per il centravanti svedese Jeppson sono stati spesi 105 milioni. Con lui, con l'ala destra Vitali e con l'ala sinistra Pesaola, Lauro ha voluto formare un attacco atomico. Pesaola arriva a Napoli nel 1952, a 27 anni, dal Novara, convinto dalla fidanzata e futura moglie Ornella Olivieri. Con l'arrivo di Pesaola nel Napoli arrivò l'allegria. Gioca per 8 stagioni, 240 partite, segnando 27 gol. Cresciuto nel River Plate, arriva in Italia per la prima volta nel 1947, ingaggiato dalla Roma.
Grazie al suo carattere estroverso e imprevedibile, a Roma si fa presto ben volere da tutti, dentro e fuori il campo da gioco. Diventa uno dei protagonisti della dolce vita romana. Sorriso sfrontato, baffetti e brillantina nei capelli, sembra uscito da un film. Diventò un idolo nel mondo dello spettacolo. Walter Chiari era suo amico, da porto, insomma, lui fece, lo chiamarono anche a recitare delle particine in due film. Vediamo pensava, adesso un momentino. Molto bene, ala tornante, sì, ala tornante. Ecco qua, sì, questo è un tipo di azione, vero, che va sotto il nome di... il passaggio di tacco. Il passaggio di tacco, cioè, sì, il effettivamente. Grazie. La stagione romana dura 3 anni. Pesaola si fa amare come uomo e come giocatore. E sono tante le squadre italiane che vorrebbero ingaggiarlo. Lo voleva il grande Torino, quello di Loic e Mazzola, di Ballin e Maroso. Se non che c'era il blocco per l'espatrio dei calciatori argentini in Argentina, e quindi lui non venne a giocare nel grande Torino. E ricordava sempre: io potevo morire col grande Torino, perché poi nel 49 il Torino perì a Superga. Crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia come le porte degli stadi. Bruno venne a Napoli nel 1952 per comporre uno dei più famosi tridenti della storia azzurra. Lui alla sinistra, Giancarlo Vitali alla destra e Jepson centravanti. Tiriamo le somme dell'estate calcistica. Volume di affari alla chiusura delle liste 3 miliardi 105 milioni. Cifra superiore a quella degli anni precedenti, anche se molto si è fatto a base di scambi e di comproprietà. In testa allo scudetto dei sogni, il Napoli. Il Napoli in cui arriva Pesaola è una squadra che il comandante Lauro, presidente della società, sta cercando di lanciare nell'Olimpo delle grandi. Ed era singolare per una città abituata a vivere dei suoi miti popolari, interni, quasi chiusi, locali, localistici. E invece sto Pesaola portava l'aria dell'uomo nuovo, dell'avventuriero del pallone, mentre di fronte a lui c'era questo Jepson, che era il campione nordico ideale, probabilmente più vicino ai campioni come se li sognava, senza averli mai avuti, Hitler, che non è vero quelli che avevamo noi. Jepson è il bomber finalizzatore, rapido e spietato sotto rete, ma deve tutto all'altruismo di Bruno Pesaola. Io mi sono messo a disposizione di Jepson, io praticamente giocavo per lui, lo mettevo in condizione di poter fare dei gol. Jepson è la ventata del nord che arriva a Napoli, un pezzo della penisola scandinava che approda qui nella terra del calore, della passione. Ed è stato anche questo un acquisto bomba. Fu pagato 105 milioni, cifra colossale per l'epoca. E se non che la prima partita si fece al Vomero, allo stadio del Vomero. E in uno scontro cadde Jepson. E dalla tribuna si levò un appello disperato: è caduto banca in Napoli. 105 milioni è quasi un quinto del capitale sociale del Banco di Napoli. La cifra dell'acquisto di Jepson è quindi davvero enorme e fa scalpore. Pesaola è un'ala sinistra di quelle che non si vedono più da tempo. Piccolo, velocissimo ma robusto, gran potenza muscolare, dribbling rapidissimo, cross irresistibile, all'occasione anche goleador. Pesaola colpisce la sommità della traversa. Grande, grande giocatore, soprattutto altruista, cioè i gol che poi Jepson e Vinicio realizzarono con Napoli venivano sempre dai suoi cross. Allora si usava l'ala come asso del dribbling, come schermidore dell'attacco del difensore. Era uno che dribblava anche la madre,
Ben per il Napoli che la madre stava in Argentina, perché l'avrebbe dribblato. Bravissimo, Pesaola ha vinto il duello con sentimenti quinto, stringe verso la porta, Locatina al centro e Jeppo spinge la palla nella rete in tutto vita. Era infaticabile, faceva il campo sopra e sotto, tutte 90 minuti, non si stancava mai, era un grande. Aveva dei polmoni di acciaio, d'altro canto l'ha dimostrato. Ha bevuto whisky per una vita, fumato per una vita e per fortuna lo abbiamo ancora fra di noi. Lui correva come un matto sull'out sinistra, come si dice, aveva due cosce incredibili. Ed eccoci al 31esimo e al quinto gol. Pesaola crossa, Vinicia sulla traiettoria e insacca a fil di palo. Dovevo fare l'ala tornante e ricorrere gli avversari di Amadei e poi in fase offensiva giocare per Jeppson. Era un lavoro abbastanza difficile, ma credo di averlo fatto molto egregiamente. Intorno a lui, illuminati dalle sue giocate, ruotano gli altri grandi campioni di quel Napoli. Giancarlo Vitali, lo svedese Hasse Jeppson e Amedeo Amadei, che nel 1956 diventerà allenatore dei suoi stessi compagni. Poi Jeppson e Amadei, con l'esterno del piede, chiamano in causa Vitali. Tiro mancino, gol! Sembra che abbia giocato 240 partite nel Napoli, segnò 27 gol, alcuni anche famosi. Il più famoso credo che sia stato quello che Bruno segnò a Milano negli anni 50 contro l'Inter. Il portiere dell'Inter era Matteucci. C'era questo pallone che andava sul 7 e il portiere che faceva il tuffo proprio bellissimo, proprio. Ma non ci arrivava. Quel gol diventa particolarmente famoso perché per anni è la sigla della domenica sportiva. Nelle notti del sabato, delle vigilie delle partite del Napoli, ci teneva fra whisky e sigarette fino alle 3, alle 4 del mattino a raccontare con la sua cantilena un po' castigliana. Io dicevo sempre che sono stato il cannoniere di tutti i tempi, perché ogni giorno due o tre volte lo facevano vedere. Ci diceva, guardate che io ho segnato 1000 gol come Pelé, e noi sempre, ma dai Bruno, ma che sai il whisky, che stai dicendo? Lui diceva, guarda, il gol che io ho segnato a Milano, un diagonale da sinistra a destra, a San Siro, contro Matteucci, è stata la sigla della domenica sportiva per molti anni, qui si fa forse mille trasmissioni, quindi io ho fatto 1000 gol come Pelé. Napoli fa gran festa al suo nuovo asso sudamericano Vinicio, che non tradisce l'attesa della folla. Dopo appena un minuto, infatti, egli conquista il primo gol di questo campionato, scaraventando un bolide alle spalle del portiere Granata. Nel 55-56 arriva Vinicio. I due si trovano a meraviglia. Anche se il Napoli non vince ancora nulla, fra i due campioni inizia a crearsi un rapporto di grande amicizia che si riflette sulla loro intesa in campo. Appena arrivato, lui mi ha preso sotto braccio, ha fatto come conosce piano piano la città. Vinicio e Pesaro sono stati grandissimi, grandissimi amici. Un'amicizia che le cose avrebbero potuto anche incrinare, perché mentre era allenatore Vinicio veniva sostituito con Pesaola, mentre giocava Pesaola veniva investito da Vinicio. L'allenatore che Pesaola trova sulla panchina del Napoli e che vi rimarrà fino al 1956 è Eraldo Monzeglio. Monzeglio era un monumento perché era stato campione del mondo con la nazionale di Vittorio Pozzo, poi era istruttore dei figli di Mussolini, era un personaggio tutto d'un pezzo. Un uomo straordinario, un galantuomo, un uomo che oltre che il calcio ti insegnava a vivere. Pesaola aveva molto rispetto di Monzeglio, che era una persona leale, corretta, e che stette a Napoli per 7 anni, forse uno degli allenatori di più lunga durata nella storia azzurra. Nella stagione 56-57 va via Monzeglio e arriva in panchina Amedeo Amadei. Il Napoli si piazza al 12° posto, si toglie però la soddisfazione di battere la quarta giornata il Milan, che quell'anno si laurea campione d'Italia. È una partita a Milano, il grande Milan di Schiaffino, di Lidl,
siamo andati a Milano e certamente il pronostico era favorevole al Milan. Invece al primo tempo il Napoli vinceva 5-0 e Carosio per radio aveva detto che il Napoli stava vincendo 5-0 il primo tempo, la gente diceva: ma guarda quel cretino, dice il Napoli 5-0, mentre il Milan, pensavano che fosse il Milan che vinceva 5-0. Amici telespettatori, buonasera, è Nicolò Carosio che vi parla. E la partita finì 5-3 e ci fu un episodio singolare. Nel Milan giocava Schiaffino, un grandissimo giocatore, e Beltrandi, che era un centrocampista del Napoli, sul 5-0 fece un tunnel a Schiaffino. Pesaro si arrabbiò moltissimo, raggiunse Beltrandi, non so se gli mollò anche un ceffone, e gli disse: ma tu non ti devi permettere di fare un tunnel al più grande giocatore del mondo, perché Schiaffino non è soltanto un campione, è il libro del calcio. Nel 58-59 tutto sembra andare per il meglio. Vinicio è un bomber implacabile. Si inaugura il nuovo stadio San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta e addirittura, il giorno dell'inaugurazione del nuovo stadio, il Napoli si toglie la soddisfazione di battere la Juventus in una partita memorabile che si chiude sul 2-1 per gli azzurri. Segnano Vitali e Vinicio. Ma fra la coppia Pesaola-Vinicio e il mister Amadei, loro ex compagno di squadra, le cose non vanno bene. Ci sono stati questi dissapori e mi dispiace che fossero con Amadei, perché Amadei era un altro uomo generoso che per il Napoli avrebbe dato e diede tutto. Purtroppo è vero questo, è un errore che ha commesso e che poi abbiamo pagato. Abbiamo pagato per l'errore che ha commesso lui, perché poi a fine campionato ci ha mandato via tutte e due. I dissapori fra Amadei da una parte e Pesaola e Vinicio dall'altra conducono dunque alla cessione dei due fuoriclasse sudamericani. Pesaola conclude la sua carriera di giocatore al Genoa, mentre Vinicio viene ceduto prima al Bologna e poi alla Nerossi Vicenza, dove conosce una seconda giovinezza e nel 65-66 vince perfino la classifica capocannonieri. La partenza di Pesaola e Vinicio precipita il Napoli in Serie B. A metà della stagione 61-62 il Napoli rischia addirittura la retrocessione in C. Pesaola ha smesso di giocare e allena la Scafatese. Lauro lo chiama d'urgenza a sostituire l'allenatore Baldi. Il petisso sembra a tutti l'unico con la personalità necessaria a salvare il Napoli. A metà campionato mi ha chiamato il comandante Lauro, mi ha chiamato per prendere il Napoli in Serie B, che era quart'ultima in classifica. E abbiamo fatto un girone di ritorno stupendo, tanto che siamo venuti in Serie A. Chiamando, diciamo così, tutte le nostre forze, uniti tutti quanti, abbiamo rimontato e abbiamo ottenuto questo meraviglioso risultato per noi e per tutti i napoletani. Il Napoli torna in Serie A, ma quanta fatica! Elencato tra i favoriti della vigilia, il Napoli è giunto al tanto sospirato traguardo dopo un campionato tutt'altro che facile. Il miracolo è doppio: promozione in A e addirittura vittoria della Coppa Italia. Ma un altro scoppio di entusiasmo doveva di lì a poco tempo risuonare nelle vie di Napoli. Conquista della Coppa Italia e conquista della promozione in Serie A sono due traguardi che mai una squadra di Serie B era riuscita ad aggiudicarsi contemporaneamente. Quest'anno l'esploit è riuscito al Napoli. Ecco il primo gol di Corelli su calcio di punizione nella finale di Coppa Italia, sostenuta dal Napoli all'Olimpico di Roma contro la SPAL. Il pareggio dei ferraresi, autore Micheli, rimette però in equilibrio il punteggio. Al 34esimo il Napoli ha una nuova grande occasione per portarsi in vantaggio. Un fallo di Riva ai danni di Tomeazzi è punito con un calcio di rigore, ma questa volta il tiro di Corelli trova pronto Patrignani alla deviazione. Nella ripresa il gioco si trascina alterno sino al 35esimo, quando Ronzon trova la via della rete ferrarese e per il Napoli è la conquista dell'ambita Coppa. Non solo riuscimmo a inserirci nei primi tre posti della classifica e quindi fummo promossi, quando
sulle ali dell'entusiasmo battemmo 5 squadre di Serie A, compresa la Roma, e disputammo la finale a Roma contro la Spalla e vincemmo la Coppa Italia. Un festoso scoppio di Mortaretti saluta questo nuovo successo degli atleti in maglia azzurra. Il Napoli, squadra di Serie B, conquista la Coppa Italia. I tifosi napoletani, l'Olimpico è praticamente loro, tributano un caloroso applauso ai loro beniamini. Abbiamo vinto la Coppa Italia, che è la unica squadra di Serie B che ha vinto la Coppa Italia. Pesaura è infinito. È l'uomo che è riuscito ad avere un ottimo rapporto con l'informazione, è stato un antesignano di Mourinho. Pesaura è straordinario. Era un grande maestro. Grande conoscitore di calcio. In panchina era uno che vedeva subito tutte le situazioni. Nonostante l'attenzione e la passione che Pesaola profonde nel suo rapporto con la squadra e con la città, quel Napoli è squadra di alti e bassi, di slanci verso la vetta e di drammatiche cadute. E nel campionato 62-63 retrocede nuovamente in B. Il peggio di questa stagione infelice si verifica il 28 aprile 1963. La partita al San Paolo contro il Modena finisce in un disastro. Per un rigore non concesso, il pubblico invade il campo e distrugge lo stadio. 4 giornate di squalifica e di nuovo Serie B. Lauro, in difficoltà anche politiche, fa un passo indietro. La Federcalcio affida la squadra a Scuotto, che liquida Pesaola e lo sostituisce con Lerici. Il Napoli rimane in B, rischiando addirittura un'ulteriore retrocessione. Nel 64-65 si riparte con Roberto Fiore presidente e Pesaola nuovamente in panchina. Il Petisso restituisce entusiasmo all'ambiente e all'ultima giornata il Napoli batte il Parma fuori casa e ritorna in Serie A. Pesaola è l'allenatore che ha contraddistinto un periodo romantico del Napoli. Fumatore, giocatore, allenatore, beffeggiatore, grande bugiardo e persino uomo leale, ma soprattutto uomo del calcio. Da tecnico non ha mai lesinato nulla alla sua vita privata, ai suoi gradevoli e simpatici ozi. Gli piaceva il poker, cioè è un gioco nel quale l'astuzia, l'intelligenza ha più senso che in altri giochi. Noi facevamo il ritiro al nord quando si giocava con Brescia, Atalanta, Milan, Inter, andavamo in ritiro in un posto in albergo di Como perché poi dopo dovevamo andare tutti al casinò. Ma quel Napoli non è solo divertimento, è anche spettacolo concreto e risultati. Nella stagione 65-66 arrivano Sivori e Altafini. Quel Napoli allenato da Pesaola e innervato dalla classe dei due sudamericani è un Napoli spettacolare e imprevedibile, che diverte e si diverte. Altafini, senz'altro, è stato il più grande centravanti di tutti i tempi. Sono parlato di Sivori come Maradona, no? Era una gioia per gli occhi vederlo giocare. Il compito di un allenatore non è facile, principalmente non soltanto dare un gioco alla squadra, ma anche creare un ambiente sano, un ambiente di amicizia. Questo sarebbe il compito dell'allenatore, di creare il famoso spogliatoio che tanto si parla e che è molto importante. Io direi che questo Napoli è andato oltre le previsioni, ha fatto un campionato e addirittura nello svolgersi del campionato è diventata la protagonista. Noi siamo venuti in Serie A
con la stessa squadra di Serie B, con Sivori Altafini, siamo arrivati il primo anno al terzo posto, secondo anno al quarto e il terzo anno al secondo. Inizia un periodo nuovo e straordinario. Lo stadio pieno come mai era stato. I tifosi esaltati. I primi grandi successi. Il Napoli è una squadra che fa paura. Nel 65-66 il Napoli si piazza al terzo posto. È un campionato memorabile, costellato da vittorie importanti. Fra tutte quella con l'Inter all'ultima giornata. La corazzata nerazzurra, che quell'anno vince lo scudetto, perde 3-1 ed è costretta ad uscire dal San Paolo a testa bassa. Alla fine di quella stagione, Altafini segna 14 gol, Sivori 7. Canè si conferma una certezza con 12 reti. Il Napoli si è congedato dal suo pubblico regalandogli la più bella vittoria dell'annata, 3-1 della squadra di Pesaola sull'Inter di Herrera, già laureata campione d'Italia. L'anno scorso il Napoli militava nelle serie cadetta. La classifica finale di questo campionato lo vede al terzo posto davanti a squadre di rango come la Fiorentina, il Milan, la Juventus. Un piazzamento che premia nella stessa misura atleti, tecnici, dirigenti e tifosi. Sono loro, gli 80.000 di Fuorigrotta, i protagonisti di un quasi incredibile campionato. Non c'è stata domenica che non siano accorsi sugli spalti dello stadio sempre con lo stesso entusiasmo. Una folla meravigliosa che, urlando, fischiando, ha dato la carica agli 11 ragazzi del Napoli. Beh, noi siamo andati oltre quelle che erano le previsioni. Abbiamo fatto un campionato, a qualche momento durante il campionato siamo stati dei protagonisti. Di conseguenza è un campionato che è andato oltre le previsioni e noi ne siamo molto felicissimi. Nella stagione 66-67 il Napoli si piazza quarto. All'ultima giornata incontra il Torino di Gigi Meroni e lo batte per 2-1. Il primo tempo si chiude sull'1-1. Nella ripresa al quarto il Napoli passava nuovamente in vantaggio. Orlando, su corta respinta di Canè, centrava. Respinta di un difensore e palla ad Altafini, che con un gran tiro batteva Vieri. Il gol della vittoria è di José Altafini, che quell'anno chiude con 16 reti all'attivo. Il Napoli è fuori dalla contesa per lo scudetto, ma è una squadra che sta imparando a non accontentarsi mai. Era una squadra di un'allegria infinita, in cui Pesaro era praticamente il capocomico. Con lui non ti annoiavi mai. Con Pesaro, se non ti divertivi, non giocavi neanche la domenica. Veramente, a giocare a calcio noi ci divertivamo. Questo è un personaggio incredibile, nemmeno a inventarle, secondo me. Nel 67-68 il Napoli raggiunge il miglior piazzamento della sua storia, il secondo posto dietro al Milan, che vince il campionato. Pesaola si conferma un grande tecnico, ma dimostra anche di essere un ottimo comunicatore. Riesce a gestire la stampa e i processi comunicativi con maestria e furbizia. Lui riusciva ad avere un dominio dell'informazione col suo modo simpatico di essere, con le sue risposte brillanti, a volte imprevedibili, spesso accattivanti. Il Napoli doveva giocare una partita difficilissima a Bergamo contro l'Atalanta. Prima della partita, il giorno prima, in ritiro, dei giornalisti bergamaschi chiesero al Petisso come avrebbe giocato il Napoli. Lui rispose: beh, siamo venuti per vincere, faremo la nostra partita come sempre, noi sappiamo solo attaccare. E invece il Napoli gioca una partita in difesa. Aggredito dai bergamaschi, è chiuso nella propria metà campo. Solo una prestazione straordinaria di Zoff riesce a evitare la goleada. Alla fine l'Atalanta vince di misura per 1-0 con gol di Savoldi. Ci fu la partita, l'Atalanta schiacciò il Napoli per 90 minuti nella propria difesa. All'uscita degli spogliatoi la prima domanda rivolta a Pesaro fu: scusi mister, ma lei aveva detto che il Napoli avrebbe schiacciato l'Atalanta, è stata l'Atalanta invece a fare questo. Risposta di Pesaro: e mi hanno rubato la idea. La Fiorentina ha vinto questo campionato secondo me perché è stata senz'altro la più meritevole. Quando lascia il Napoli, Pesaro approda alla Fiorentina. Le aspettative di Pesaola e dei tifosi viola non sono certo quelle di vincere il campionato, ma quella fiorentina, guidata con umiltà e determinazione dal Petisso,
gioca bene e arriva a vincere lo scudetto. Iniziamo, vedi, ragazzi, bravi, bravissimi, veramente, tutti piccolini. Con la cessione di Pesaola nella stagione 68-69 inizia un nuovo periodo buio. Il Napoli si attesta come squadra di metà classifica. Io sono andato via a Firenze lasciando il Napoli al secondo posto. Il Napoli chiude al settimo posto. Io ho fatto l'allenatore della Fiorentina e abbiamo vinto un campionato. Con 13 giocatori. Oggi ne parlano dei 25, dei 30. Va bene, noi 13 giocatori. Pur in assenza di grandi campioni, Pesaola trasferisce ai giocatori della Fiorentina la sua mentalità. Umiltà, divertimento, intelligenza calcistica, sacrificio. Vinciamo a Torino con la Fiorentina contro la Juventus. E tutta l'Italia si sono accorti che la Fiorentina aveva vinto lo scudetto. Ricordando quella stagione negli anni successivi, dirà che solo un'ombra ha oscurato la gioia di quella vittoria. Non essere riuscito a fare altrettanto con il Napoli, l'unica squadra che gli ha rubato il cuore, l'unica città in cui si è sentito veramente a casa. Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Il 1982 è un anno glorioso per il calcio italiano. La nazionale vince i campionati del mondo in Spagna. Dopo un esordio incerto e una qualificazione risicata, la nazionale italiana entusiasma tutti. Anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini non trattiene la gioia quando, battendo la Germania Ovest, l'Italia conquista la Coppa del Mondo, il più prestigioso trofeo nelle competizioni fra nazioni. Campione del mondo! Anche per Pesaola, l'82 è un anno di enorme soddisfazione. Torna per l'ultima volta sulla panchina del Napoli e compie l'ennesima impresa. Per me quell'anno lì è stato come se avesse vinto un campionato. Una partita che il Napoli non poteva perdere. Il pubblico, 70.000 spettatori al San Paolo, nonostante la pioggia, gli si è stretto intorno per un'ora e mezzo senza mai disperare. Il Petisso arriva come sempre a campionato iniziato. Uomo della provvidenza chiamato a salvare una squadra che rischia seriamente la retrocessione. Arriva alla 12ª giornata e trova una squadra volenterosa ma senza grandi individualità, in piena crisi e in lotta per la salvezza. Unico fuori classe l'olandese Rudy Kroll. L'inizio della cura Pesaola non sembra sortire gli effetti sperati. Con Pesaola in panchina, il Napoli pareggia con il Genoa, perde con Fiorentina e Verona, si impantana con altri due pareggi e poi, finalmente, inizia a risalire. Con le 9 partite che sono rimaste, logicamente saranno tutte difficili. Si vede che il Napoli quest'anno dovrà soffrire fino alla fine. Sperando logicamente che finisca tutto a lieto fine. La mia carriera di allenatore è stata, direi, molto soddisfacente, almeno di parte mia. Pesaola fa di necessità virtù e impone a Kroll di non lasciare mai la difesa e si affida al capitano Beppe Bruscolotti, mettendolo in campo anche quando non sarebbe in condizione di giocare. Io venivo quell'anno da un'epatite virale. Rimasi fuori per 2-3 mesi. Non era certo guarito e a Genova Pesaola doveva assolutamente usarlo. Pochi avrebbero scommesso su un recupero del Napoli. Nemmeno Pesaola, per il quale il pareggio è stato tale shock di felicità da indurlo, lui, in genere ciarliero, a rifiutare persino il nostro microfono. Disse: lei deve venire un po' così, compagni, la sua presenza è importante, è significativa. La domenica mattina nella hall dell'albergo mi chiama e dice: lei deve giocare 10 minuti. E gli andò vicino e disse: no, la faccio scendere per qualche minuto, resista per qualche minuto. Come devo giocare 10 minuti? Se non sono pronto, perché è da poco che ho iniziato. Ma non si preoccupi, me la vedo io sono qua, io sono là. Pesaola sa che la squadra ha bisogno del suo capitano per fermare giocatori come Brady, Francis e Mancini. Alla fine, nella partita con la Sampdoria, il Napoli, mettendoci cuore e gambe, riesce a strappare un pareggio che probabilmente vale la salvezza.
mi fece uscire 10 minuti dal termine. Tutta la partita si fece bruscolotti, gli andò bene. E quindi alla fine poi concluse, diceva, e lei pensava che la faceva uscire dopo 10 minuti? 10 minuti dal termine, sì. La rete dell'1-1 giunge, sempre su calcio di punizione, ad opera di D'Alfino. Noi abbiamo fatto un girone del ritorno quasi credo uno o due punti meno di chi ha vinto lo scudetto. E quello per me è stato veramente un capolavoro. Che sudata, non solo per la canicola ma anche per la sportività del Cesena che ha rispettato le regole fino all'ultimo. I 70.000 del San Paolo non hanno gradito troppo questa onestà, ma al fischio finale hanno accomunato la squadra romagnola nel festoso applauso di saluto. La società e l'allenatore hanno ringraziato la folla, che a sua volta ha manifestato ai giocatori azzurri e a Pesaola la propria riconoscenza. L'ultima partita con il Cesena è decisiva. Il Napoli vince per 1-0. Ancora una volta la rete decisiva è di Dalfiume. È una salvezza preziosa come uno scudetto. Quella squadra con Giaguaro Castellini in porta e Kroll, Celestini, Dalfiume, Diaz, che si salva seguendo Pesaola nella sua scommessa di esperienza, dignità e coraggio, si salva gettando il cuore oltre l'ostacolo. Ed è difficile da dimenticare per tutti quei tifosi napoletani che l'hanno vista in campo. Avventura che per fortuna è andata bene e penso, senza tema di smentita, la più grande soddisfazione da quando sono a fare questo mestiere nella mia carriera di allenatore. Ti emoziona ancora, vedo. Sì, sono emozionato, tanto che non mi escono neanche le parole. Ad ogni modo sono contento principalmente per questo stupendo, meraviglioso pubblico che era veramente, sarebbe stato un delitto, e io vado al mio più grande ringraziamento a questo pubblico. Pesaola, che con squadre di scarso livello, grazie alla sua grinta, al suo entusiasmo, alla sua ironia, riuscì a salvare il Napoli in due o tre occasioni, insomma. Cioè, Bruno ha dato il cuore a Napoli, da allenatore forse più che da giocatore, perché da allenatore si soffre di più, ecco. È rimasto a vivere a Napoli. Non allena più. È un tranquillo signore di 86 anni che ospita negli occhi la stessa ironia di sempre. E il cappotto portafortuna? No, non ce l'ho più. Non ce l'ho più perché mi hanno fregato. Ma mi hanno fregato un sacco di roba. Ma tanta, tanta. Ci tenevo perché era un capotto di Parigi, un capotto dell'alta classe, ma portava fortuna, ma non portava fortuna, che dicevano che portava fortuna, e io ci giostravo dentro, a me mi stava bene, no? Sì, mi dicono che c'è qualcosa che porta fortuna, ben venga, no? Quello che non è scomparso è il fascino di un uomo d'altri tempi, simbolo vivente di un calcio che non tornerà più. Un calcio fatto di dedizione e impegno, di risate e furbizia, di uomini veri e di rapporti burrascosi, intensi, sinceri. Nel calcio di oggi, fatto di dichiarazioni tutte uguali, di diritti TV milionari e di partite truccate, persone come Bruno Pesaola non ce ne sono più. Ho sempre pensato al pubblico, alla gente che viene allo stadio, che faceva, in quel tempo si facevano dei sacrifici per venire allo stadio. Io ci ho sempre pensato. Io ho sempre dato l'anima in campo per questo motivo qui.